questa serata qui così promette bene in chiave calcistica aulese in vista della stagione che si sta aprendo. Bimbi che sfilano con entusiasmo, questi ragazzi, questi giovani, questi genitori che sono presenti. Oggi noi abbiamo bisogno di questo, cioè di persone che diventeranno adulti puliti, per bene, a posto, seri, con senso di sacrificio, ma anche con la gioia di vivere la collettività così assieme fantasiosa e positiva. L'amministrazione comunale è veramente contenta di contribuire per quello che può a questo successo e a questa serata che ci auguriamo tutta positiva. Questi giochi sull'erba sembrano quasi fare da miglior auspicio a un ulteriore anno di collaborazione nel contesto del progetto Next Generation Sampdoria, di collaborazione appunto tra l'aulese e il settore giovanile blucerchiato. Sì, è un'iniziativa bellissima, vedere il campo pieno di ragazzi, di bambini, è veramente bellissimo, si prova una gioia incredibile. E in effetti il rapporto tra la Samp e l'aulese verrà sicuramente rafforzato. E ogni mese avremo un tecnico sempre presente qui, in più tutti gli incontri che noi organizzeremo sempre nell'ambito del progetto Next Generation, quindi gli incontri qui e gli incontri a Bogliasco. E nostra intenzione è far diventare dell'Aulese un vero centro di riferimento importante per la Sampdoria. Facciamolo dire da chi se ne intende senza dubbio, questi giochi sull'erba, no? Sono belli senza dubbio e anche utili, non è vero? Sono una bellissima iniziativa perché permettono non solo ai ragazzi di socializzare ma anche di esprimere le loro caratteristiche tecniche legate al gioco del calcio, ma anche semplicemente a un'attività motoria. Questo ci permette e permette ai tecnici dell'Aulese, che sono comunque seguiti da noi che lavoriamo, io ho la fortuna di essere al decimo anno alla Sampdoria, riusciamo a vedere delle loro attitudini e fanno sì che noi allenatori riusciamo a capire dove dover intervenire per migliorare i diversi gesti tecnici.